doppio malto. Ammazza che catena che andremo a tirare quest'oggi. Perché ragazzi, doppio malto, catena che ci avete consigliato più e più volte, zitta zitta, cacchio a cacchia, dal 2016 fino adesso ha aperto quasi 60 punti vendita in Italia e non solo, pure a Parigi, Glasgow, eccetera eccetera. Una catena inaspettata, perché in realtà c'è sempre passata sott'occhio, no? Non abbiamo mai adocchiata realmente con attenzione, finché non abbiamo detto, sai che c'è, dobbiamo tornare a fare le catene, che c'è rimasto più malto, mi coglioni, ci sono proprio fuori dal cuore, ed eccoci quindi qui pronti a provare doppio malto. Tra l'altro, quanto ti è mancato fare i video in macchina, quanto è mancato recensire le catene dopo un mese di astinenza, dimmelo, dimmi quanto ti è mancato. Lo sapevi quanto? Da 1 a 10. Vai, onesto. Vai, 11, già lo so, vai. 3 e mezzo. 3 e mezzo. Cioè proprio un vero voto. Tu c'hai un voto reale che sa 3 e mezzo. E 3 e mezzo. Beh, quanto mi è mancato. Posso dire, mi aspettavo peggio comunque in realtà. Mi aspettavo 1-0 addirittura. 3 e mezzo comunque tutto sommato me lo prendo, accetto il voto. Poi c'è un altro 6 e mezzo del lungi dai video che la spinge. Comunque doppio malto nasce come birrificio di erba, poi rilevato da altri proprietari, aprono il primo punto vendita a Milano, postano il birrificio in Sardegna dove producono galloni e ettoli di birra, vincono un sacco di premi e fanno praticamente doppio malto, che è tipo una birreria con cucina. E da lì nasce infatti il famoso luogo Santa Maria Teresa di Gallone. Vabbè, su questa direi che siamo tornati male. E quindi doppio malto. Arriviamo! Allora, abbiamo speso 59 euro per due antipasti, una pizza, un panino, un dolcetto, una limonata e una birra. E poi una birra che hai bevuto là mentre aspettavamo. Ci stava bene, ci stava bene. Quindi totale 59 euro. Aspetta, aspetta, non lanciarlo. Lancialo con trasporto. È tanto che non lo fai, fallo con trasporto. Assapora il momento. Vai! Non l'hai assaporato. Ma tirate al packaging, che comunque è carino. Molto carino, però molto carino. Poi entreremo nel dettaglio. C'è un bel giallo, delle frasi comunque studiate, simpatiche. Secondo me ci stanno, ho fatto un bel lavoro di brand. Anche sul locale, che non è male. Sembra una birreria, con carattere, con un po' di neon fatti ad hoc. Ci sta, veramente un buon lavoro. A birra pare buona, ma sarà buono anche il cibo? Vediamo, vediamolo. Partiamo dagli antipasti. Pacco piccolo, grande sorpresa, che è un po' il tuo soprannome anche, no? No, proprio il mio claim letto quando sai quelle serie con Serena cominciano proprio così, pacco piccolo grande sorpresa, però non ci casca più ormai, lo sai. Fragile, che c'è sta sorpresa, mangiare con cura, è scritto un po' ovunque con questo, allora, stile di comunque giallo che ricorda un pochino, no, i segnali d'attenzione forse, tipo burgers vecchia scuola. Qui c'è poi un remind anche alle poste, no, si vede il timbro postale. Ah, questi sono i quadrucci, bene, credo. C'è una quantità d'olio interessante. Madonna. Un paio di antipasti, noi abbiamo preso i quadrotti al ragù. Quindi crostini di pancarré panati e fritti, ripieni di ragù di carne, piselli e besciamella. Vabbè. Serviti con salsa al formaggio, bella lodi, che c'è. Vabbè, forse sta dentro separata. Ma vogliamo parlare del fatto che la box si apre in questo modo? Ragazzi, secondo me il packaging è una bomba atomica. Anche... secondo me costa un botto. Però cazzo, è veramente, veramente figo. Difficile trovare packaging così studiati, così funzionali. Fa male, eh? Sì. Cheers. Mmm. Oh, buoni. Sono sfiziosi, ragù è piacevole. La salsa al formaggio mi sarebbe stata molto bene. I arancini qua dentro, no? Sai, tipo ragù con i piselli. Un arancino quadrato. Col pane invece che col riso. Non è male, questo, se stai là seduto con una bella birretta fredda, è la morte sua. Non è male, eh? Non è male per nulla. Poi, avanti con gli antipasti. Abbiamo preso una piccola focaccia barese. Comunque sì, antipasti sono tutte cose sfizioselle da mangiare insieme alla birra. Sì, no? Si sposa davvero molto bene. Tra l'altro c'era veramente molta scelta sugli antipasti. Sì. C'era tipo il fritto misto siciliano, una cosa del genere, pieno di roba. Ci attirava, però non volevamo appesantirci, dobbiamo pur tenerci in forma, eh. Diciamo che il menù fanno un po' tutto, un po' tutto e un po' niente. Quindi dagli hamburger, vabbè, tutta una classica birreria. Cheers. Cheers. Non è la focaccia barese che ti mangi al forno fiore a Bari. Forse è un po' crudella dentro, eh? Un po' indietro. Non so se è crudella, però non è particolarmente soffice, non è molto scioglievole. Cioè,
comunque per sta al centro di Como, citando un altro youtuber, ma a collo, non è malvagio, la gabbira pure questa scende, no? Forse è evitabile. L'arte antipasto non mi è piaciuto più. Andrei avanti. Antipasti finiti? Quelli peccato. I quadruccio mi sono piaciuti in botto. Infatti devi vedere il quadruccio, va. Lo mangiamo? Sì, dai, è buono. I tovaglioli ce l'abbiamo? No, ci hanno dato né i tovaglioli né e posate. Mi pulisco sul cartone che c'è, che ci abbiamo dietro. Vabbè, andrei avanti. Perché la gente si scorda di mettere almeno un tovagliolo? Uno, posate. Uno, un tovagliolo. Era una posata, ce la potevi pure mettere. Andiamo avanti con questa. Anche qui un packaging davvero molto bello, in linea, eccetera, eccetera. Vediamo com'è la pizza. La crudo e piccadilli. Prosciutto crudo di Parma DOP, fior di latte, pomodori piccadilli, raspadura di grana, bella lodi e foglie di basilico. 36 ore di lievitazione. Fanno solo 5 pizze. Sì, sono pochine. Non mi dispiace. Piccolina. Sì. Non si parla con la bocca piena, ma nemmeno a pancia vuota. Vedi sta cosa? Sul packaging e sulla comunicazione hanno fatto veramente un bel lavoro. Mi sono piaciuto davvero tanto. Che era sta roba qua? Sta raspatura di grana padano, ma buttata in mezzo, mezzo così mi sembra un po' sprecata. Sì. Vai a metà e muzza. Vai, fammi a metà, vai. Piccola, piena di formaggio comunque. Bella unta. Sembra quasi una specie di via di mezzo fra trancio milanese e una pizza al padellino. Cheers. Piena di mozzarella. Straborda. Tanto che mai mangiarla così, perché è molto impegnativa da mangiare piegata. Tu devi farla a portafoglio, porco, dove ci motivavamo? Gonfia dei fior di latte, proprio piena. C'è un buon sapore. I pomodorini piccaditi ha ben po'. Ma comunque succosi, vanno in loro, Non male. Un pezzo ricorda un po', in effetti, pizza al padellino, pizza trancio milanese, bello unto, bello alto, croccantino sotto. Cioè, sta comunque, cioè in questo contesto ci sta. Ho mangiato pizze peggiori. Ho mangiato anche pizze molto migliori, però contestualizzato nel format di una birreria non è male, anche perché è bella panosa, quindi ti asciuga davvero bene. Cioè, attenzione, non sottovalutiamo il fatto di asciugare. Più asciughi, più bevi. Prima di procedere oltre, mio buon amico, non avrebbe senso andare da Doppio Malto senza prendere una birra. Io ho scelto una Summer IPA, bella leggera, bella fresca. Ovviamente ragazzi, cioè non serve che ve lo dica, ma o guidate o bevete. Noi possiamo farlo perché la macchina è parcheggiata. Esatto. Io ho preso una limonata polara, perché a me la birra mi piace. Comunque a livello delle birre c'hanno tipo un birrificio della Madonna, hanno vinto un miliardo di premi. Tanta roba. La birra com'è? Tu che sei leggera. Un esperto di birra? Esperto non mi definirei tale, diciamo che sono un discreto alcolizzato, non ai tuoi livelli, mio caro collega, e tu sei il re dell'alcol. Perché mi sono presa la limonata? Pensavo fosse fatta in casa. Ma a te piace la limonata? Tu sei sempre in fissa, vorresti metterla pure da Fulli a limonata. Cazzo, alla Wendy, sai che bomba, la limonata fatta in casa nel fast food è una bomba. Che adesso se te la fa? Sicuramente ti rappresso i limoni. Beh, cazzo ci vuole, limonata è acqua e zucchero. Devi tagliare i limoni, devi spremere con amore, ci vuole. Vabbè, comunque so far, so good. Andiamo avanti con, ovviamente, una birreria che si rispetti non può non avere gli hamburger, i panini. Noi abbiamo preso il pulled pork. Pulled pork alla italiana. Ah, qui vedete, vi do da mangiare, ma non sparecchio. Simpatico, simpatico. Comunque, la pizza di prima. Ah, è vero, diciamolo. Mi ha fatto venire voglia di assaggiare le altre pizze. Vero? Vero? Vero. Abbiamo abbondato l'abbondanza. Il sapore del fior di latte e dei pomodorini. Non abbiamo parlato del prosciutto crudo, che era abbondante e ci stava veramente bene. Mi è saporito al punto giusto. Sì, quindi veramente dai, una buona pizza. Ma parliamo di sto pulled pork. Pulled pork all'italiana. Sfilacciato di maiale cotto a bassa temperatura, pomodoro ramato, cipolla caramellata, salsa barbecue alla birra e cavolo. Guardate? Allora, si sono un po' freddati, un po' gomosini, ma questa che è? Questa è una salsa per le patate. Mangiate calde, sono buone secondo me. Mi hanno perso un pochettino. Saranno sicuramente congelate, di buona qualità. Una buona qualità, sì. Come salsa la birra? Non è male. Beh, è buona, La buccia. Okay. Le babucce ogni tanto mi piacciono, mi stuzzicano. Tira fuori sto coso, va. Ma proprio adesso anche la telecamera. Ah, stai parlando del panino, briccone. Mamma mia, quanto sono mancate queste battute geniali, cioè Ricky Gervais, levate. Cringy Gervais, dai, più che Ricky. Diamo un po' un'occhiata a questo hamburger. Un brioche pan. In realtà questo pulled pork. Sì, credo un brioche pan, pulled pork, cavolo rosso,
pomodoro, cipolla. Non bellissimo in questo caso. Un cazzo di pomodorone a fettone ramato. Ah, dai, quant'è che non lo dicevi? Quanto stava una favola. Diciamo che a mio avviso le altre cose erano molto più belle. Sì, questo d'accordo. È un po' così, ecco, però, non bellissimo. In birreria hamburger lo devi fare. Eh beh, per forza. No. Cheers. Bello succoso. Quel pork buono. Quel pork non male. Zero secco, stoppaccioso. Bello, bello umido, scende giù facile. Cioè, di solito il pull pork è secco come la morte a volte. Sì. Questo è bello umidino. Sì. Un po' piccantello pure, c'è qualcosa di piccantello. Ma non troppo però, eh. Questa sabina non è male, eh. Il pomodoro non c'entra un cazzo. Poi c'è sto cavolo che secondo me è un po' desmorsa tutto. Sai che pure hamburger non è male. Buono. Non male. Valido. Te posso dire che non me l'aspettavo. Vero. Sinceramente, ma non solo questo, in generale. Anche perché da una catena così grossa, forse è una delle catene italiane più grandi. Ovvio, non saprei, sinceramente, ma piccola non è, considerato che sta a Glasgow, a Parigi, in Italia sta veramente dovunque, anche in Francia, sta anche in altre città, insomma, non è proprio pizza e fighi, è una signora catena. Buono. Buono, buono. Niente, niente, zitto, zitto, cacchio, cacchio. È il fast food più completo che abbiamo provato ultimamente. E tra i più buoni. Fast food. Mi correggo, è la catena più completa e migliore che abbiamo provato ultimamente? Potrebbe. 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 Certo. Le considerazioni alla fine. Se metteva dei tovaglioli, magari era meglio. Chiudiamo tutto con. Dolcetto. Ho già spezzato una cosa che secondo me è super carina. Bello. Eh? Bello. Te danno le cialde vuote. La sacca poche, ancora fresca. De ricotta, ovviamente. De ricotta e poi qua c'è cioccolato e qua c'è pistacchio. Carina sta cosa. C'è solo un problema, come la tagliamo? Non è tagliata. Mamma mia, c'hai un cazzo di coltellino svizzero in bocca. Fa tutto, avviti, tagli, recidi. Questo è però food porn. Abbiamo preso i cannoli siciliani. C'era anche il tiramisù che ci sembrava più appropriato al video di oggi, solo che non lo fanno da asporto perché viene servito dentro a penso il boccale da birra, una cosa del genere. Ah, credo vasetto. C'è il vuoto a rendere, quindi che dentro al vasetto di vetro, reggi? Allora. Però sta cosa è veramente simpatica. È simpatica. Veramente. Voglio il pistacchio de Bronte. Beh, della parte pistacchio e dall'altra parte cioccolato. Super carina sta cosa. Ma evidentemente c'è proprio delle considerazioni finali importanti da fare, perché qua si toccano livelli molto alti di come si fanno le cose. Poi non sembra, magari non ci pensate, a tutto sto packaging, tutta sta roba costa. Gli costa un botto. Però giustamente ti fa vivere un'esperienza che altrimenti non vivresti, perché il cibo è buono e tutto, ma serve anche il contorno che lo esalti, ti racconti qualcosa. Che belli. Molto belli. Cheers. Niente come scrocchio sta cialda. E non saranno i cannoli siciliani dei piani degli arbanesi, per carità di Dio. Però e sta in centro a Como, in una catena e dei ristoranti, secondo me ci stanno veramente bene. Sono divertenti da fare, sono sfiziosi da mangiare, ci stanno veramente tanto bene. Sì, ci stanno veramente bene. Non serviva un caffè qua. Dobbiamo farsi pure il caffè da sport. Conclusioni? Se non fosse che mi sono fatto un altro cannolo da mangiarmi adesso durante le considerazioni finali, dedicherei veramente un bel applauso a Doppio Malto, perché secondo me se l'è veramente meritato. Super d'accordo. Veramente una bella esperienza che non mi aspettavo. No, zero, devo essere sincero. Inaspettata. Ma non perché lo sottovalutassimo, no. Ma perché non lo conoscevamo proprio. No, cioè, lo conoscevamo, nonostante ci abbiamo avuto tanti commenti con scritto andate a provare Doppio Malto, andate a provare Doppio Malto. Io non sapevo neanche dell'esistenza e non sapevo neanche fosse così grande come catena. Nonostante una catena così grande, la qualità sia del packaging, dell'esperienza, che secondo me è clamoroso tutto, però a livello di cucina, anche perché comunque sai quando vai a bere tipo nei birrerie o nei pub, la cucina non è proprio, non è top, non lo è mai, c'è sempre qua roba un po' quell'onion rings de busta, la roba un po' buttata da così, invece qua c'è una ricerca sulla qualità e sul prodotto che viene offerto. È veramente raro trovare posti che fanno praticamente di tutto, tutto fatto bene, anzi è il contrario, fanno tutto male. In questo caso invece è proprio l'eccezione che conferma la regola. Abbiamo mangiato alla grande. Infatti anche io che non sono un grande bevitore di birre tornerei per provare la pizza, la carne, fanno pure la carne. Che poi tra l'altro spesso ci scrivete nei commenti, vabbè però avete fatto a portare
andata via, quindi è normale che... Invece avete visto che se si vuole il takeaway si fa molto bene, perché qua l'hanno fatto in maniera divertente e comunque di qualità, perché tutto quello che abbiamo mangiato, cioè addirittura i cannoli scomposti in macchina con la sacca a poche, quindi se si vuole fare, si può fare. Anche perché partiamo dal presupposto che se mi offri quel servizio è tuo dovere, è tuo compito far sì che quel servizio funzioni bene, quindi se mi fai il takeaway o me lo fai che arriva a casa o in macchina in questo caso e sia buono o non me lo fa. Abbiamo visto oggi con Doppio Malto che si può fa. Detto ciò, per quanto riguarda tira la catena, potrebbe essere la migliore catena che abbiamo trovato fino adesso. Probabilmente potrebbe, sì, potrebbe, la più forse. Simpatica. Probabilmente, sì. Probabilmente. Quella col miglior packaging. Molto probabilmente. Quindi Doppio Malto approved. Ci è piaciuto un botto. Torneremo se stiamo qua in zona, perché no? Molto probabilmente, sì, sì, volentierissimo. Ma siamo tornati con i video, non so per quanto, non so per come, non so perché soprattutto. Perché ti mancavano, ne avevi una voglia fottuta, di la verità. Io ormai faccio solo per te, perché so che ci tieni a fare YouTube, ragazzi, sei proprio tengo. Uno dalla vecchia scuola, se no YouTube... Sono un vecchio trombone, che ci vuoi fare? Sono un vecchio trombone. Sei un vecchio trombone, quindi andiamo avanti. Tu ormai sei solo TikTok, eh? Ieri TikTok detto, di... ma sei tu il TikToker? Ha bruciato, ora ha fatto male, eh? Doloroso? Vabbè, vabbè, dai. Quindi ragazzi, niente, ci vediamo al prossimo video, chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che Dokire è doppia di tutto. Ci vediamo al prossimo Malto. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video, quindi che fai? Vuoi chiudere? T'azzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.